Allora, un po' mi conoscono, sono Edo Sala, sponsor di un po' di marchi Paiste, Ludwig e Richtfürth. Sarò qua per illustrarvi un po' tutti questi marchi, un po' di prodotti, per farvi soprattutto cercare di capire un po' l'anatomia del piatto. Quindi, quando andiamo in un negozio a comprare un bel 200-300 euro di piatto per andare con già l'idea mirata giusta, perché non è bello né da parte dei nuovi clienti né da parte del negoziante trovarsi negli impicci cosa vendo, cosa compro, che budget hai, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto, prima vi faccio un po' di storia Paiste. Allora, Paiste, tutti conoscete il marchio? Sì, marchio si pensa svizzero, in realtà Paiste nasce in Estonia nel 1901. Quando Michael Thomas segue il papà in Russia. Il papà viene assunto nella guardia dello zar. Michael Thomas, che è musicista, decide di aprire un negozio in cui, più che creare proprio strumenti musicali, fa delle riparazioni degli strumenti musicali di allora. Nel 1916, con la rivoluzione russa, è costretto a scappare, torna in Estonia, a Tallinn apre il suo primo negozio vero e proprio, in cui inizia anche a fare delle produzioni col figlio. Il figlio, che predilige questo tipo, diciamo la forma turca del piatto rispetto a quella cinese, inizia a fare i primi esperimenti sui piatti, ma il primo vero elemento che iniziano a vendere la pasta è il gong. Negli anni 30 iniziano a fare gong e viene venduto anche in America. Arriva il 1944 e lì iniziano i primi, scusami, il 1940, Prima Guerra Mondiale. Non si possono usare più le materie, diciamo, usate, tipo ferrosa, appunto, bronzo, stagno, eccetera, eccetera, perché sono assolutamente a favore militare. La Paiste sopravvive e si trasferiscono in Polonia. In quegli stessi anni, ad esempio, marchio Ludwig, non so se avete mai visto, non poteva più fare batterie con tutte le meccaniche, perché potevano avere al massimo il 10% di materiale ferrosino da batteria. Si sono inventati, ma adesso trovate qualche foto, andate a cercarle su alcuni dei libri, tutte le batterie fatte in legno, anche con i tiranti, sono cose piuttosto rare, non so quanto suonabili alla fin fine, comunque sono durate poco. Finita la guerra, tutti riniziano a fare i piatti alla loro maniera. La Paiste si sposta in Germania, dove è tuttora una delle due sedi principali. E da lì inizia a fare tutti i piatti fino ad arrivare ai giorni nostri. Negli anni, nel 57, la terza generazione, Robert e Michael, si spostano in Svizzera, dove è attualmente la sede, diciamo, centrale operativa. Allora, in Svizzera vengono creati tutti i piatti professionali, tranne i gong, che vengono fatti in Germania insieme a tutte le linee economiche. Dal 95 al 2005 sono state aperte anche altre due sedi in Spagna e ancora in Estonia, ma sono state chiuse, ed è attiva dal 2001 quella americana, in cui risiede la Eric Paiste, la quarta generazione Paiste. Allora, innanzitutto, da che cosa sono formati i piatti? La Paiste usa 3-4 diversi tipi di leghe. La più economica comunque sono più o meno anche tutte le altre leghe usate anche dalle altre marche. Il brass, come distinguere il brass? È giallo, semplicemente. È quello meno ricco di suono. Le linee, già anche seppur economiche, ma un gradino sopra, scusate, questo è il PST3. Stessa scritta PST5, se voi andate qua, purtroppo non ne avevamo da farvi vedere, comunque se andate anche sul sito a vedere tutto, sono già create col CUSN8, quindi CU rame, SN stagno, quindi una lega metallica più sul rossiccio, esattamente questo colore. Con questa lega viene fatto quindi i piatti di linea economica già un po' più belli, tipo PST5, addirittura gli Alfa, che vengono creati in Germania, comunque stampati, e alcune delle linee professionali.
Spiced, quindi 2002, Giant Beat, Rude. Le serie ancora un gradino sopra, sia a livello di suono sia a livello economico. Infatti vi faccio sentire la differenza. Questo è, abbiamo detto, il brass, l'ottone, quindi questo è il CWS N8. Già molto diverso, già ascoltarlo semplicemente toccando con la bacchetta. Le linee ancora sopra più professionali vengono create con una lega di cui non è data da sapere esattamente la composizione, dal colore anch'esso giallastro, che è la lega signature con cui vengono fatti i signature normali, i signature reflector, quelli molto lucidati, e i signature dark energy, quelli un po' più scuri. Adesso, come viene creato innanzitutto il piatto? La Paiste offre un modo molto diverso da tutti gli altri marchi. Di solito, come conosce bene Roberto, la UFIP, vengono fatte, c'è la fusione, Zildjian, anche Sabian, viene fuso all'interno dello stampo. La Paiste invece lavora in modo diverso. Ma voi immaginate di vedere questo disco senza la campana. Tutto parte da un disco piatto. È la stessa, dagli anni 60 è la stessa identica ditta che fornisce la fusione di questi stampi. Sono dei cerchi da cui vi assicuro già molto facile sentire la differenza tra quello del 2002 e la Signature, già solo così, che già così non suona. Questa è la stessa lega di questo. Quindi vedete come cambia da qua a qua. Da qua viene bruciato con un cannello apposta, diciamo, la parte centrale per renderla più morbida, messo sotto una stampa, la stampatrice, una pressa, e viene creata la campana. La campana ha un'ulteriore micro campana, chiamiamola, in cui è esattamente il centro del piatto, per non avere, diciamo, uno sbilancio di peso una volta creato il buco. Grazie a questa micro campana viene appoggiata su una pressa ancora degli anni 60 speciale, che fa esattamente il buco. Da qua, questo che si presenta più o meno in questa forma, senza una minima martellatura, viene messo in un forno. Nel forno sta diverse ore, se non addirittura quasi un giorno, a seconda di che tipo di piatto è, a seconda di che linea è, e assume già un colore molto più scuro rispetto a questo che vedete. Dopodiché viene immerso nell'acqua, salata o non, anche qua a seconda di che tipo è. A questo punto il piatto riposa per un tot di ore. Da lì passa nella zona martellatura. La zona martellatura inizialmente viene martellata questa zona circostante la campana, che in un piatto, in qualsiasi piatto, è la zona più fragile del piatto, quella più sottoposta a rotture. Quindi viene martellata per renderla molto, molto più forte e poter quindi resistere alle mazzate. Ok, hai capito, hai rotto il piatto lì, ho capito. Si vede la faccia. Una volta, vedete, questa fitta martellatura che viene fatta a mano da un artigiano sopra un cuneo, viene martellata su una pressa comunque automatica a mano da un artigiano, che facendolo scorrere sulla propria gamba va a fare, diciamo, il pattern, il disegno della martellatura, ad esempio tipo questo. Quindi vedete questo qua molto più fitto a mano. Tutto questo viene fatto dall'artigiano, che lo tiene su una gamba, vi assicuro che dopo averci provato è tutt'altro che facile. Questi infatti sono i miei esperimenti, vedete quello attorno bello, i miei cosi a oliva schifosissime, che sembra facile, sì, martelli, pure ti cade il piatto, una cosa difficilissima. Tra le risate degli artigiani mi hanno messo a martellare, è stata una cosa abbastanza vergognosa. Una volta, allora, con la martellatura, il piatto cosa fa? Da questa forma che è completamente piatta, inizia ad assumere la tipica forma un po' più curva.
La prima martellatura infatti serve non tanto a livello sonoro, ma a dargli una forma. Esiste infatti per ogni modello il campione, sia a livello di martellatura sia a livello proprio di dima, di come deve essere inclinato. Infatti il piatto, finché non combacia con la dima, viene continuamente martellato da chi sa dove martellare, ovviamente. Finita la martellatura, diciamo, più a livello fisico per dargli la forma, passa la martellatura a livello sonoro. A livello sonoro c'è, devi avere un grande orecchio, che capisce esattamente dove andare a colpire la martellatura. Vi assicuro che in un paio o due o tre martellati, in alcuni punti il piatto cambia notevolmente. Anche lì hanno il master a cui si devono attenere. Questo perché come linea di condotta la Paestre ha deciso che c'è il master, che alcune volte sono anche alcuni storici, ci sono i master degli anni 70, ogni piatto che sia in Germania, che lo compri in Italia, che lo compri in America, deve stare in una fascia molto ristretta di suono, deve assomigliarci tantissimo. Infatti abbiamo visto con i nostri occhi alla fine buttare via piatti comunque belli, perché non assomigliavano all'originale. Semplicemente prendono un forbicione e tagliano, mentre io piangevo, dicevo no, datemi la mega di portacale. Tagliano, perché deve essere assolutamente conforme. Quindi prendete un 18 crash a Morbegno, lo prendete a Napoli come lo prendete a New York, deve essere comunque quel suono. C'è una leggera differenza, quello è impossibile esattamente ricreare lo stesso se non la macchina, ma hanno dei parametri molto ristretti. Una volta finita la martellatura, il piatto riposa, diciamo, passa al piano superiore e inizia la tornitura. La tornitura non è nient'altro che queste solchi che vedete. Con la tornitura, anch'essa fatta a mano, viene buttato su un prontornio verticalmente, quindi così, con una specie di bastone di ferro, chiamiamolo, viene praticamente levigato, viene tolto materiale al piatto. Anche qua ogni campione ha il suo peso che deve raggiungere, ogni campione ha delle fasce in cui viene tolto più materiale o meno materiale. Vicino alla campana un materiale molto più spesso, c'è una fascia centrale e media, c'è la fascia più fine dove va di solito col più la bacchetta, esempio ne cresce, che è molto più fine. Una volta finito il piatto in tutte queste sue parti, diciamo, meccaniche, c'è la parte della finitura, quindi a seconda del piatto può essere lucidato, viene messo il timbro, lo stampo, viene pulito e viene fatto riposare una notte più o meno in una specie di forno, siamo in una zona più calda dove riposa, e va al test finale. Nel test finale, cioè appunto, quindi immaginate in una stanza alla metà di questa, ci sono tutti i master dei tempi, ci sono anche dei piatti particolari, tipo la versione dei Gotthard neri, la versione dei Korn argentati, o quelli addirittura di Jeff Porcaro degli anni 80, se voi volete esattamente quel piatto che aveva lui, e in cui un addetto esattamente controlla tutti i piatti rispetto all'originale. Quelli che non vanno bene vengono tagliati. Una volta venivano fatte le batterie della Paiste, che costavano una fortuna, fatte da Jeff Olketry. Sapete chi è Jeff Olketry? Era il tecnico di John Bonham, dopodiché di Jeff Porcaro. Poi si è messo a fare fusti. Vedete, tutti i fusti, non esisteva legno, tutto piatti riciclati della Paiste. Avevano un prezzo un po' troppo esorbitante, infatti li ho visti un anno come listino, poi sono stati aboliti. In realtà hanno fatto solo tre set, uno per Carl Palmer, uno per Danny Carey dei Tool, e una sulla Paiste nello showroom, quella che avete visto sulle foto. La finitura, per la finitura è tutto, per chi la volesse può essere tra virgolette customizzata, può essere nera, può essere bianca, modello quella di Joey Jordison di Slipknot, può essere quella argentata, modello Korn. Potete richiedere delle misure particolari, tipo questo è un Heavy Dry Ride da 22 che attualmente non esiste più perché arriva fino al 21, oppure, come dicevo, alcune particolari cose, volete il ride come usavo, cioè Porcaro esattamente, quindi il 3000 di quegli anni d'oro, la Paiste lo fa, però c'è un'incidenza del 30% sul costo del listino prezzi.